Buonasera, siamo qui con Antonio De Rosa, dottor Antonio De Rosa, medico a Capaccio Pestum e candidato a sindaco alle prossime elezioni di inizio estate, fino a primavera. E Antonio, come ti senti? Bene, un po' stanco. Vengo da un convegno ad Angri dei medici di famiglia a cui abbiamo partecipato come cooperativa su problematiche neurologiche. Un po' stanco perché abbiamo cominciato stamattina, ero relatore su un caso clinico. Mi sento bene, sono pronto ad affrontare questo impegno che in verità immaginavo meno complesso. Io qui davanti a me la copia di Unico del 7 luglio 2016, dove il nostro direttore ti intervistava, e già in quell'occasione sembravi già convinto e sicuro che questa era la volta buona. Dico così perché ci sono stati anche da parte tua molti gesti di galanteria e di fare spazio a chi alla fine si trovava al tuo fianco. È capitato anche nell'ultima tornata, quella di 5 anni fa, in cui il candidato che poi è stato eletto sindaco, il collega Italo Buzza, manifestò interesse a questa corsa. Si disse anche, avevamo anche un programma più o meno sovrapponibile. Lo vedevo molto motivato. Era un periodo in cui io non potevo assicurare una grande presenza eventualmente nella carica di sindaco, per cui volentieri, diciamo così, mi feci da parte, ma l'ho sostenuto. Devo dire che questo è un errore di cui ancora oggi mi pento, perché una cosa è l'amicizia, una cosa è la politica. Però io sono abituato a mantenere fede agli impegni. Avevo promesso un appoggio e gliel'ho dato molto volentieri, però oggi, col senno di poi, non darei più tanta fiducia anche ad amici. Almeno in questo campo. La politica capaccese, non parliamo degli ex, questo anche perché chi vuole sapere cosa pensi dell'ex nell'intervista fatta dal direttore ci sta ampio margine. Sì. Penso che le idee sul passato non possono cambiare troppo facilmente. Certo. Con questa diciamo pillola ci hai fatto capire che la politica. Io ho scritto nel mio primo articolo, nella prima intervista che ho fatto ai candidati sindaco, ho intervistato il candidato del Movimento 5 Stelle, ho parlato di arena, perché alla fine la politica è come un'arena, nel senso che è il posto dove quello che è bianco può diventare nero, quello che è nero può diventare bianco, e quello che si deve fare lo si deve fare in politica. Allora, io direi che la politica è una cosa pulita quando la si fa con intenzioni, diciamo, con metodi puliti. Quando ci sono interessi, riserve mentali, conflitti di interesse, allora si fanno, come dire, si fanno delle cose che magari nella vita normale, quella che so, nelle nostre famiglie,
non faremmo. Il problema è che dovremmo cercare di trovare in ognuno di noi dei comportamenti lineari, corretti, e alla politica bisognerebbe accostarsi con uno spirito di servizio che è indispensabile. A proposito di spirito di servizio, giusto per fare seguire la pseudo scaletta che mi ero fatto, diamoci del tu, perché alla fine siamo uomini e nella politica bisognerebbe darsi del tu, della sua esperienza diretta in politica passata, che cosa ce la può riassumere? Se l'ha fatta indirettamente, nel senso, perché poi parliamo dell'aspetto, quello, lo sviluppo della sua professione, quello che ha comportato, dico, Prometeo e Maellas. Ma vedi, io sono stato, mi sono avvicinato alla politica nel 1975, mi sono laureato proprio nel 75 e aderì al Partito Repubblicano, come insieme a tutti gli amici del Circolo Novi, che era un'associazione culturale di Capaccio. Negli anni successivi facemmo anche una lista, partecipammo alle elezioni comunali, avemmo anche un certo successo perché riuscimmo ad entrare in una sorta di fortino che era appannaggio dei due partiti più forti di allora, la Democrazia Cristiana e il Partito Socialista. Stai parlando di Capaccio? Capaccio, sì. Allora i partiti nazionali avevano tutto una... Erano, ovviamente, tutto era basato sulle attività politiche, erano di riferimento verso questi partiti, anche perché c'erano delle personalità forti che poi avrebbero avuto anche un riscontro a livello nazionale, soprattutto nel Partito Socialista. Il Partito Repubblicano, ho fatto il consigliere comunale per 5 anni, consigliere di opposizione, devo dire senza grandi risultati, ma perché allora l'agone politico non permetteva. Vabbè, al di là dei perché, rimaniamo su cosa. Sì. E quando? Noi c'eravamo come gruppo, c'eravamo proposti per allora per un rinnovamento. Va bene, poi dopo di allora? 75... Dopo di allora solo associazionismo. Ah, associazionismo. Associazionismo, io sono stato presidente di varie cose, che so, Italia Nostra. E anche giornalismo, quindi. Italia Nostra, nell'87 abbiamo costituito Menabò. Menabò è andato avanti per 10 anni. Ogni 15 giorni, è stata una palestra notevole, importantissima, di formazione sia mia che di tanti amici che poi sono transitati in politica prima di me e hanno ricoperto ruoli anche importanti al Consiglio Comunale, nella giunta, la prima giunta Marino, quando cambiò il metodo elettorale, cioè con l'elezione diretta del sindaco, 3 nostri redattori o comunque collaboratori ebbero la carica di vice sindaco e di assessore. Diciamo che quell'esperienza complessivamente è stata formativa ed importante. Sono giornalista, sono rimasto iscritto all'ordine dei pubblicisti, pur non scrivendo più in maniera regolare. Abbiamo dato professionalmente, poi abbiamo dato vita a un'associazione. Sì, poi, infatti, poi professionalmente avete, a Capaccio, avete fondato la Prometeo insieme agli altri medici aderenti. E poi un consorzio che riunisce ben 500 medici. Sì, allora ti spiego. Una cosa grandiosa. Stamattina vincono quasi le elezioni, diciamo che il passaggio non è proprio così diretto. No. Diciamo che nel 20 anni fa, nel 96, mi piace ricordare anche che quest'anno, l'anno scorso abbiamo fatto 20 anni, abbiamo costituito una cooperativa di medici,
a cui aderiscono tutti i medici di Capaccio, qualche piccolo SRL. Una cooperativa. SRL cooperativa. Si chiama Magna Grecia. E raccoglie i medici di Capaccio e del distretto di Agropoli. Siamo una cinquantina, 50. Quindi ognuno detiene una quota. Uguale. Uguale, sì. E è la cooperativa regolarmente cosa fa questa cooperativa? Fa formazione professionale e fornisce servizi ai soci, non fa attività sanitaria perché è vietata. E il territorio di riferimento qual è? È il distretto sanitario di Capaccio e di Agropoli. Ah, quindi è ampio com'è. Nell'ambito di questa cooperativa poi si è costituito la medicina di gruppo Prometeo. Prometeo che è stata un'esperienza 15 anni fa dirompente, nel senso che per la prima volta sei medici hanno cominciato a lavorare insieme nello stesso ambiente, con la stessa sala d'attesa. E i medici di allora, purtroppo un collega è morto, il dottore Pasquale Bruno, e gli altri siamo, di Prometeo fa parte anche il sindaco attuale, il dottore Bruno, il dottore Longo, il dottore De Feo e io. Si sono uniti altri medici, la dottoressa Bello e la dottoressa Scotto. Ma giusto per capirci, ognuno di voi ha i suoi clienti, però avete dei costi, delle spese. Certo, noi abbiamo, ognuno ha i suoi, vi date assistiti, e abbiamo il lavorare insieme significa... Ognuno paga le tasse per i conti. Certamente, ognuno, siamo sempre medici, autonomi e indipendenti, però alcuni servizi li abbiamo in comune. E questo consorzio Maellas? Poi la nostra cooperativa si è consorziata con altre 5 cooperative della provincia di Salerno e abbiamo dato vita a questo consorzio, che si propone come riferimento anche dell'ASL, come riferimento per la formazione e per la gestione delle future aggregazioni professionali. Noi andiamo verso un cambiamento epocale della medicina generale, cioè il medico che lavora da solo nel proprio studio, oramai obsoleto, vecchio, bisogna mettersi insieme, e questo mettersi insieme è anche codificato da una norma di legge. Io penso che l'anno prossimo partiranno queste aggregazioni, si chiamano AFT, aggregazioni funzionali territoriali. Io ho redatto un progetto al riguardo che è visionabile sul sito della cooperativa. E qual è il sito? www.cmmg.it. Como Milano Genova.it. È interessante perché questo progetto è stato presentato. Per me che ti intervisto, è interessante la capacità di prendere una cosa che ci vuole tanto lavoro, tanta dedizione, tanto studio, tanti anni, tanta pazienza, e cioè la formazione di un medico, che ti potrebbe portare all'egoismo, e metterla insieme per fare qualcosa che oggi come oggi è sempre più necessario, e cioè intelligenza collettiva. Che poi la politica dovrebbe essere questo, dovrebbe essere intelligenza collettiva, e invece molte volte anche in loco l'intelligenza collettiva deve servire per innalzare al di sopra di tutti qualcuno o qualcheduno. Forse questo è inevitabile poi, però devo dire che la linea guida, almeno del mio comportamento sempre, è stato quello di aggregare persone. Io sono, come dite, presidente della cooperativa ormai su 20 anni di vita, 18 anni, e mantenere insieme 50 medici, le varie sfaccettature di ognuno di noi, i vari interessi, è difficile, però è una cosa che è riuscita, devo dire, anche piuttosto bene.
tant'è vero che la costituzione del consorzio sta avendo un grande successo perché abbiamo gli stessi principi che hanno ispirato la nostra cooperativa 20 anni fa. C'è un principio di solidarietà, come del resto come la cooperativa deve essere vissuta. Quando noi siamo nati 20 anni fa, in tribunale, quando abbiamo registrato la cooperativa, pensavano che stessimo scherzando, perché le cooperative erano fatte di lavoratori di alto livello. Abbiamo anche brigato per poter essere riconosciuti, abbiamo avuto delle difficoltà e siamo stati in Campania la seconda cooperativa a nascere, e attualmente siamo forse la più vecchia in attività in Campania. Questi sono numeri. Detto questo, adesso dobbiamo parlare di politica, solo ed esclusivamente di politica. Dico ancora qualcosa. Dell'azienda sempre? Sì. Noi abbiamo 18 dipendenti, che è un numero notevole. Più 19. 18 dipendenti diciamo così, distacchiamo presso gli studi dei medici per svolgere le funzioni di infermieri, di collaboratori di studio. Sono 18 famiglie a cui siamo orgogliosi di dare, diciamo così, di averli come collaboratori. Perfetto. Ora, adesso, per parlare un po' di politica, il numero esatto dei candidati sindaco ovviamente non si potrà sapere fino alla presentazione delle firme. E per ogni lista, ricordiamocelo, ci vogliono quante firme? 100? Non lo so bene. Non si sa ancora. Non mi sono ancora. Circa un 200 forse. E che cosa vogliamo dire a tutti quanti, alla pletora di candidati a sindaco? Allora, prima di tutto io faccio sempre un augurio a tutti, sperando che il candidato che dovesse, poi che prevarrà, veramente applichi, porti avanti il programma per cui viene eletto. Chiunque esso sia, ovviamente ho qualche perplessità su qualche candidato, non fosse altro perché, come dire, per poter pensare al futuro bisogna guardare pure un po' al passato, per cui se una persona, secondo me, nel passato non ha dato grande prova di se stessa o non ha rispettato gli impegni programmatici che si era prefisso, stento a pensare che lo possa fare anche in futuro. Però l'augurio effettivamente lo faccio a tutti. E qualcosa invece per scoraggiarli, per dire: è inutile che vi presentate perché ci sono io. No, è inutile. Oppure pensateci bene prima di candidarmi. Allora, non lo so, c'è qualcosa per fargli riflettere, dire: stessa, ma mi conviene candidarmi anche questa volta che ci sia il dottor De Rosa? Allora, il dottor De Rosa c'ha alcuni, sicuramente alcuni attuti, diciamo, da parte sua, sono questi. Sono praticamente alla fine della mia attività professionale, posso andare in pensione da domani mattina, e nel caso dovesse andare in porto questa nostra avventura, io mi metterei in pensione subito, perché il sindaco di Capaccio deve essere un sindaco a tempo pieno, non nei ritagli di tempo, assolutamente. Le cose da dire ai candidati penso che le sappiano, ma comunque le sottolineo. Primo problema: la disastrosa situazione finanziaria del Comune. Disastrosa nel senso, forse dire poco, perché uno stato di predissesto finanziario. Perché arriviamo a questa? Il Comune di Capaccio ha debiti notevoli e ha crediti che non riesce a esigere, per cui c'è uno sbilancio notevole tra quello che si spende e quello che si incassa, e l'attuale la giunta, l'amministrazione uscente, non ha fatto nulla per come dire, recuperare questi crediti. Addirittura 5 milioni
recentemente se ne è parlato, 5 milioni di questi crediti sono stati dichiarati inesigibili. Al mio modo di vedere, alcuni di questi crediti erano ancora esigibili e poteva essere fatto qualcosa in più. Ci troviamo di fronte ora a una situazione di dissesto, predissesto, per cui il prossimo sindaco avrà grandi difficoltà perché mancherà proprio la possibilità di spendere. Il comune di Capaccio ha una ridottissima capacità di spendere proprio perché non riesce ad incassare e spende troppo rispetto a quello che dovrebbe. Quindi prima cosa risanare. Sì, risanare, ma risanare è un Quindi obbligo. Stringere la cinghia. A stringere la cinghia significa far pagare il giusto a chi deve pagare. Chi usufruisce di servizi deve pagare. Invece si verifica la situazione per cui molti utilizzano i servizi. Facciamo qualche nome. Io non posso dire che ci sono alcune attività economiche tipo turistico, commerciale, che dovrebbero pagare il giusto e non lo fanno. Bene. E vogliamo parlare dei vostri, sicuramente con tutto questo tempo, dal 75, avete avuto modo di pensarla bene la vostra lista, o almeno sicuramente la lista si compone almeno di due dinamiche. Una dinamica di chi vuole supportarti e l'altra dinamica è chi vuoi che ti supporti. Certo. Quindi facciamo mischiando le carte, non dicendo, però vogliamo parlare un po' di chi ti sta intorno, che ovviamente invitiamo qui a venire a confrontarsi con Unico. Allora, la cosa che bisogna, noi il nostro gruppo, sa come l'abbiamo chiamato? No. 100 sindaci per Capaccio Est. E la vostra lista si chiama così? Il nostro movimento. 100 sindaci per Capaccio Est. Perché abbiamo pensato a questo nome? Perché lo stiamo difendendo? Perché noi riteniamo che Capaccio sia un posto dove almeno minimo 100 persone, il numero che abbiamo, possono fare il sindaco, ne hanno le capacità e le competenze, solo che stanno a casa, vicino al camino, perché la politica la ritengono sporca. E quindi i foderi combattono e le spade stanno. Noi vorremmo che uscissero da casa e dessero alla nostra comunità un pezzo, un poco della loro vita, come io sto cercando di fare. Io ho avuto molto da questa comunità, da questo territorio. Io ho scelto di venire qua, ho studiato a Roma per 20 anni, sono ritornato e mi fa rabbia che molti giovani invece ora stanno andando via. Ecco, una delle cose che io mi prefiggo è quello di far tornare qualcuno da fuori a vivere a Capaccio e a dare qualcosa a Capaccio. Questo gruppo di persone ha delle idee ovviamente sovrapponibili alle mie. Ci troviamo, siamo molte di queste persone siamo amici da 30 anni, 40 anni. Però, come fa l'allenatore delle squadre di calcio, per il momento la formazione la tengo per me. Faremo, anche perché questo è un comune particolare, schierarsi con una persona come sono io, un poco antisistema, se vogliamo, è difficile. Ci sono piccoli ricatti, piccole sollecitazioni o grandi sollecitazioni, per cui molte persone, come dire, ce l'ho in petto, ce l'ho in testa. E verremo, quando faremo le liste, ovviamente saranno conosciute da tutti. A proposito delle regole del gioco, vi è mai capitato di sentire o di avere avuto esperienza diretta o indiretta, tipo anche facendo lo scrutatore oppure il rappresentante di lista, piuttosto che il curioso, il giornalista, eccetera,
della mancanza del rispetto delle regole durante le votazioni, proprio. Del tipo, è vero o non è vero che nel seggio non si può andare con il telefonino? È vero o non è vero che è successo, perché vox populi, io non ho né prove né niente, quindi non dico niente. Non saprei. Siano persone che col telefonino, la foto sul simbolo per avere la 50 euro, la 20 euro o il posto di lavoro. Devo dire la verità, è una cosa che così, seppure ci sarà stata, non ne ho cognizione diretta, ma non per reticenza, francamente non. E invece di quest'altra parola, clientelismo. Capace assoluto, assoluto. Non sarebbe il caso quindi a questo punto di legiferare in tal modo, del tipo rappresentando, cioè costituendo la figura dei grandi elettori, che sono praticamente quelli che portano i voti, che contano i voti, allora, e li sommano e li sottraggono e li dividono e li usano come mezzo di scambio, merce. Questo è un problema che a Capaccio in parte esiste sicuramente. Allora il clientelismo. Tieni presente che Capaccio. Ma poi alla fine il clientelismo, perché lo vogliamo sempre guardare dal punto di vista negativo, però alla fine la parola clientela è la base di tutto. Ognuno di noi ha un tot numero di clienti.